Buonasera a tutti, siamo ritornati all'interno della tenda di Nook e questo perché voglio fare tutto assieme a voi. Quindi parliamo con Mirko. Benvenuto Karen, come posso aiutarti? Allora, proviamo a vendere quel vespaio, perché non penso ci possa servire a qualcosa oltre che a vendere, no? Vediamo cosa mi dà. Ma certamente 300 stelline, mica male. Affare fatto, e poi così compriamo la medicina perché siamo un po' gonfi. Già. Quindi, cosa c'è in vendita? In offerta per oggi, addirittura. Posso prendermi la sedia da giardino? Allora, medicina. Possiamo comprare l'accetta, ma io la voglio craftare. Una va più che bene al momento, spero. Quell'alberello che c'è là sotto. Germoglio di cedro. Germoglio e basta. Schema ascia fragile. Schema della fionda. Fai da te per principianti. È un libro digitale di schemi fai da te. Vediamo. Costa 480, che ne dici? Ma io lo prenderei. Vediamo un pochettino che cosa c'è. Adesso vedi che abbiamo tutti i schemi che già sappiamo e conosciamo. Ah, mi sta aggiungendo le cose. Perfetto. Nuovi schemi fai da te. Ok, interessa qualcos'altro? Al momento. Sì, sedia da giardino. Perché oggi, ragazzi, in questo video vorrei rilassarmi insieme a voi facendo del giardinaggio. Quindi vorrei piantare i semi, i germogli che mi sono stati regalati da Nook nello scorso episodio, e intanto chiacchierarmela con voi, tipo ne parliamo dopo. Allora, mi raccomando, se ti serve aiuto chiedi pure a me. Perfetto, quindi adesso se io vado innanzitutto su Miglia di Nook e vediamo di riscattare qualcosina, oppure ha sbloccato qualcosa, vediamo un po'. Eccolo qui, primo acquisto, altri 300, siamo a 2050. Siamo quasi a metà, dai. Intanto ho sbloccato anche altre cose, zampe bucate, risparmiare è lodevole, ma anche spendere può meritare un premio. Vale a dire una ricompensa in miglia in base a quante stelline hai speso. Bene, spendendo 5.000 stelline si ricevono poi miglia di Nook. Ok, qua non abbiamo più nulla. Andiamo sul laboratorio e vediamo cosa ci ha sbloccato. E là. Allora, sgabello di pietra lo possiamo fare. Abbiamo una padella, una tinozza da bucato, gioco blocchi di legno e l'ocarina! L'ocarina! Pagliericcio. Si fa con l'erbaccia. Voglio fare subito il pagliericcio. Allora, proviamo a fare il pagliericcio, così mi tolgo tutta l'erbaccia di dosso. Pagliericcio. Sembra una roba tipo balla di fieno, una roba del genere. Mi fa vedere la foglia. Vabbè, crea qualcos'altro. Vediamo se possiamo fare altro già che siamo qui. Realizzabile. Lo sgabello di pietra. Visto che abbiamo la pietra a sufficienza. Molto bene. E vediamo se c'è qualcos'altro da poter fare. Sì, adesso mi curo quell'occhio. Al momento. Non possiamo fare nulla. Ci serve del legno morbido per poter fare l'annaffiatoio. Quindi dobbiamo raccogliere una pietra e altri 4 rametti. Così da fare l'ascia. E da lì iniziamo a fare legno. Iniziamo a fare, penso, anche minerale di pietra a questo punto, perché parlava sempre comunque di ascia. Quindi, allora, no, innanzitutto togli questo e utilizziamo la medicina. Prendi la medicina. Ecco. Ok, siamo di nuovo a posto. Allora, facciamoci un giretto per vedere se riusciamo a trovare dei rametti prima di scuotere alberi. Oppure liberiamo prima le tasche e posizioniamo il pagliericcio innanzitutto. Il pagliericcio. Oh, che bello. Il pagliericcio lo possiamo usare da lettino. Ok, quindi se lo andassi a posizionare in un posto tipo dall'altro lato del. Qui. Tipo. Qui, lo voglio posizionare qui. Ok.
Basta che non mi prende fuoco con il posiziona. Ok, non mi prende fuoco con il falò, immagino, spero. Ok, molto bene, mi piace veramente tanto. E il mio orticello, diciamo, avrei voglia di farlo qui. Esattamente qui dove sono adesso. Mentre la sedia da giardino la piazzerei da questo lato. Posiziona. Esattamente qua. Ok, ci si può sedere sopra. Mannaggia, ok. Così possiamo stare belli che seduti. Magari la possiamo spingere. No, vabbè, va benissimo qui. Ok, allora dobbiamo. Con la pera, e con le pere che cosa possiamo fare? Mangiane una, prendine una. Mangiamone una. Una su 10. Mangiamone un'altra. No! Non voglio lasciarla. Raccogli. Ok. Prendine una. Me la fa prendere. Ok, mangiane una. 2 su 10. Cosa serve mangiarle? Mamma mia, come se le sta sbafando però. 3 su 10. Va bene, per il momento facciamo così. Anzi, arriviamo a 5 su 10 e siamo a posto. Io arriverei a 10 su 10. Sono troppo curiosa di vedere che cosa succede. Tanto per il momento ne abbiamo, quindi approfittiamone. 7, 8, non volevo lasciarla. 9 e 10. 10 su 10 dovrebbe tipo dirmi: sei pieno, non ne puoi mangiare. Ah, infatti, è la pancia piena, non puoi assolutamente mangiare nient'altro. Ok, quindi raccogliamo anche questa. Me l'ha rimessa lì, molto bene. Vediamo un po' se troviamo rametti. Però io a questo punto mi adopererei di, ecco, di retino, se dovesse cascarmi di nuovo. E come faccio a prendere però le vespe col retino? Non mi danno il tempo. O corro proprio via come un dannato. Qua non c'è niente. Aia. Allora, intanto mi è cascato un rametto. Dammi roba. Un altro rametto. E siamo a quota 3 in teoria. Scuoti, 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 scuoti. Un altro rametto ancora. Un altro rametto ancora. Il legno serve sempre. Qua non sta cascando più nulla. Ci serve ancora una pietra per poter fare l'accetta. La pietra la possiamo trovare accanto alle pietre, ovviamente. E una pietra grossa, quindi un masso, stava esattamente qua nei dintorni, ecco, di casa di. Sì, però non ha pietre. Dove posso trovarla una pietra, mannaggia. Mannaggia, ho bisogno di una pietra? Ho bisogno di una pietra? Non si trovano pietre qua. Chissà se da queste pietre, da questi massi si possono recuperare, che so, cose. Qui intanto c'è una conchiglia e ne approfittiamo. La vedo un po' dura a trovare un'altra pietra in questo momento. Abbiamo trovato cosa? Bilancia digitale. Cioè, dagli alberi cascano anche queste cose, quindi. Monete. No, dammi le monete. 100 stelline. Assurdo. Non è che cascano pure delle pietre, già che ci siamo. Vabbè, ha squillato in tutto questo il Miglia di Nook, quindi andiamo a raccattare roba, che sicuramente ci ha sbloccato qualcosa. Dove sei? Eccolo qui.
un problema a cui far frode. Pare che qualcuno sull'isola piaccia. Figura hai ottenuto un titolo, figura spensierata. Isola piace nascondere mobili sugli alberi, è vero. Ti regalerò miglia di nucche in base al numero di mobili che riesci a far cadere dalle fronde degli alberi. Rendiamoci conto. Quindi dovremmo trovarne altri 10. Bene. 4 su 10. Sai che si possono sistemare degli arredi all'aperto? Bene, noi offriamo un incentivo a mostrare a tutta l'isola il tuo mobilio, delle miglia di nucche in base ai pezzi sistemati alla luce del sole e delle stelle. Sì, siamo a 4 su 10. Ok, io avrei piacere a fare l'annaffiatoio oppure l'accetta. Per l'accetta mi serve la pietra, per l'annaffiatoio mi serve il legno mo morbido. Per fare il legno morbido mi serve l'annaffiatoio. Quindi, come la mettiamo? Dove posso trovare una pietra? Ragazzi, aiuto! Ecco, scrivetemi nei commenti come viene gestita la questione delle pietre, cioè se è completamente random e quindi spuntano così anche loro. Ah, quindi abbiamo un'altra oltretutto qua di fianco. Bene. Perché ad esempio la frutta so che spunta ogni 3 giorni. E quindi. Un corallo! Un corallo! Andava a vendere sta roba. La frutta rispunta ogni 3 giorni. L'erbaccio non ne ho la più pallida idea. Non c'è verso di prendere qua delle pietre. Qui non casca nulla. Completamente vuoto. Cambiamo albero. Niente anche di qua. Rametto. Un altro ramo. Tanti rami, tanti rami. Tantissimi rami. E la madò. Si è buggato l'albero. Si è buggato l'albero. Forse adesso non casca più nulla. Ho provato a fare un salto qui nella tenda di nucche per vedere se dentro quella cassa qualcuno avesse tipo depositato una pietra. Ma a quanto pare non c'è nulla di depositato. Quindi non so in base a cosa ogni quanto vengono posizionate le cose. Hai cambiato idea? Fammi sapere. In tutto questo io volevo vendere quel corallo che ho trovato. E poi andremo a piantare le piante per l'annaffiatoio, queste cose qui aspetteremo. Corallo, quanto mi offri? 500 stelline. Beh, niente male. Anche se vale di più la vongola grande. E a posto così. Allora, aspetta, vongola gigante. Era quella di prima? Che ci dà 900 stelline? O è ancora più grande? È ancora più grande? Novecento stelline. È come quella di prima. Affare fatto. Molto bene. Grazie mille. Allora, avrei della roba da poter posizionare. Quindi, io posso vendere anche l'ombrello di foglia. Vediamo se me lo fa vendere. Come posso aiutarti? Vorrei vendere perché sinceramente di 2 ombrelli me ne faccio ben poco. Me lo fa vendere a quanto pare. Tieni. Mi darà. Oh, 300 stelline. Mica male. Ragazzi, se io mi acchiappo tutta l'erbaccia di tutta l'isola e iniziassi a fare ombrelli di foglia, li vendessi 3, 6, 9. Ogni 3 ombrelli sono 900 stelline. Come le vongole giganti. Che cacchio? Ma che caspita? Ma pure i ragni. Aia. Miglia di nuke pure. Cioè, ma dimmi te se devo svenire per guadagnare miglia di nuke. Dove sei? Cuor di leone. Su quest'isola si trovano insetti poco raccomandabili, capaci di far saltare un battito ai cuori più forti, causando svenimenti. Catturali con il retino per scacciare la paura. Io non l'ho catturato, però. Non l'ho catturato. Cioè, mi ha massacrato. Ma dimmi te.
Allora, entriamo un attimino in casa prima di andare a vedere se c'è ancora quel ragnetto. Non me l'aspettavo proprio. E posizioniamo, se possibile, alla scatolone, radio portatile, sgabello di pietra lo mettiamo fuori, bilancia digitale. La bilancia digitale. Eccoci qua. La spostiamo. Ok, la spostiamo qua. Possiamo pesarci? Se io ci salto sopra? No, al momento non possiamo. No, niente. Posizioniamo lo sgabello di pietra fuori e lo mettiamo esattamente davanti al falò, qui, di fianco a quest'albero. Sgabello in pietra, radio portatile, scatolone. Posiziona. Spostati. No, troppo, troppo, troppo. Poi non ci passo più. Non volevo usare. Spostati in qua, va bene così, dai. Qua non ci passo più, qui neanche. Poi vabbè, ovviamente riordineremo tutto. E la radio a questo punto. Radio portatile. La posiziono accanto alla sedia. Molto bene. Ok. Abbiamo soltanto più uno scatolone che non so a cosa potrebbe servirci. Magari vediamo se possiamo metterlo dentro e posizionarci dentro le pere. Così, giusto tipo da scorta, non so. Mettiamo qui in quest'angolino lo scatolone. Ok, posiziona. E possiamo farci qualcosa? No? No, non possiamo farci nulla. È semplicemente puramente decorativo. Vabbè, buttiamolo qua intanto. Io devo ancora trovare questa pietra, ragazzi. Cioè, assurdo. Però, visto che qui abbiamo la radio, il nostro orticello potremmo farlo qua dietro la nostra sedia. Che ne dite? Ok, ecco qua. Arredi in quantità. Oh, 5 su 5 fatto, altri 300. Ok, 5 su 15. Molto bene. Proviamo a vedere se riusciamo a piantare qualcosina qua. Piantane uno. Me li ha piantati qui. Praticamente li ha piantati proprio sotto dove stavo. Quindi se facessi così, perfetto. Piantiamolo anche qui. Ok, ragazzi, raccontatemi un po' come state vivendo la questa quarantena. Oggi, ovvero oramai ieri, è stato il primo giorno che ho passato in casa, letteralmente anche da lavoro, quindi capirete anche per quale motivo finalmente sono riuscita a mettermi a registrare in santa pace. Allora, posso fare qualcosa qui con questi? Non posso spostarli più oramai. Vabbè, oramai è fatto. Non riesco a trovare una pietra. Non riesco a trovare una pietra. Mi serve una pietra. Voglio fare l'accetta. Voglio fare tante cose. Eccolo. 10. Maledetta. Guarda quanto è pelosa. Piano pianino. Piano pianino. Lo so, è ancora qui. Io vengo qui e la prenderò. Brutta schifosa che non sei altro. Mi ha vista da lontano, dovevo avvicinarmi ancora. Vediamo se c'è. Perché è qui, eh. E lo so che è qui. Dove sei? Non c'è più. Non c'è più. No. No, dove è andata? Ma no. Io volevo catturare il ragno. Non può essere sparita così, l'ho trovata per 2 volte. Ah. Peccato. Veramente peccato. Dovevo avvicinarmi di più. Mannaggia. O ci vado più veloce la prossima volta senza stare a fare agguati né nulla.
Comunque veramente, veramente troppo carino. Cioè, è molto rilassante perché al momento non possiamo fare chissà cosa in realtà. Ma sono sicura che a breve potremo farne molte di più di cose. Intanto però prendiamoci questo pesciolino qua. È molto molto rilassante, sicuramente un gioco molto adatto anche per le live, quindi sì, magari durante il giorno vediamo un attimo se riusciamo a fare qualche live direttamente su YouTube. Un'altra spigola. Ah, spigola, mala. Lo spigolo. Male. Capita adesso, ragazzi. Aiuto. Oh, pietre non se ne trovano. Le ho prese tutte. E le ho consumate tutte. Assurdo. E con questa spigola mo che ci faccio, oltretutto. Monete. Monete. Yeah. 2000 stelline. Rametti. Di rametti ne sto trovando veramente un'infinità. Mi dà fastidio che adesso mi deve spuntare in alto a sinistra sta cosa che sono piena. Lo so, l'ho capito. Beh, io potrei effettivamente farmare questa roba comunque, ragazzi, quindi o mi riempio le tasche di robe e mi faccio un po' di soldi, in modo che nei prossimi video potremmo magari iniziare a comprare qualcosa. Anche perché pietre non ne sto trovando. Una platessa! Sarà la femmina del plato. Ma perché essere battute tristi, ragazzi? La platessa. Un'altra conchiglia. Retino. Il retino. Posso prenderlo con il retino? No, è scappato. Ma porca miseria. Niente, devo girare con il retino in mano. È assurdo. Quindi le conchiglie possono anche animarsi. Molto bene. Buon sapersi, qua c'è un altro pesciozzo. Vediamo se riesco. Sì, l'ha visto. Oramai sono diventata esperta. Acchiappa. Preso. Ehi là. Un'altra spigola. Solo spigole sto prendendo. Beh, certo, finché continuo a pescare sul mare, ovviamente. Anche io proprio sono un genio. Io voglio trovare comunque una pietra, ve lo dico. Proviamo a prendere questo qua. Due. Preso. Questo pure è nuovo. Un cobite. Per fortuna non ho preso la colite. Che miseria. Mi si è rotta la canna da pesca. Mi si è rotta la canna da pesca. Miglia di Nook. Ho sbloccato altre robe. Autorità entomologica. Guadagna miglia riempiendo l'enciclopedia. Ok. 1 su 10. E comunque ne ho prese di cose, eh? Non 1 su 10. Si è spaccata la roba. 3250 miglia di Nook intanto. Autorità ittiologica. Riempi le pagine sui pesci della tua enciclopedia. Per guadagnare delle miglia. Ah, ok. L'enciclopedia l'altra era per gli insetti. Giustamente, avendo soltanto la falena, era 1 su 10. Qua invece 5 su 10. Molto bene. Ho altro da sbloccare. Mi si è rotto tutto. Ok. Ah, vediamo un po'. Anche qui. Eccolo qua, il nuovo pesciolino. Si trova soltanto a marzo, aprile e maggio. Tutte le fasce orarie. Non capisco se quel segnetto lì mi indica la fascia d'aria in cui si può trovare o cosa, perché se avevo visto bene, forse nelle farfalle c'era segnato. Ah, ok, ecco le fasce d'aria. Nella fascia d'aria da mezzanotte a circa le 4 e poi dalle 19 in avanti. Quindi dalle 19 fino alle 4 del mattino di notte sostanzialmente si trovano le falene. Molto realistico come cosa. Ok,
E poi eccola qua, la platessa. Che storia. Andiamo da Nook, visto che mi si è rotta anche la... Avevo paura di trovare di nuovo il ragno, vi giuro, e non essere pronta. È diventata una sfida oramai. Ma che... Ah, così, arando. Un'altra falena, ovviamente. Questa qua la liberiamo, giusto perché non voglio... Eccola qua. Libera. Via. E andiamo a mostrare le nuove catture a Nook, così magari ci dà qualcosa. Di nuovo, magari. Buongiorno. Salve, salve. Cosa vorresti parlarmi? Allora, ho una nuova... della fauna locale. Vediamo cosa mi hai portato. Allora, ti do... le spigole te le avevo già date. Ti do il cobite. E poi la platessa. Non so se posso dargli anche le cose, tipo le spigole, già che... Oppure magari le vendo. Se le vendessi... Aspetta un attimo, qualcuno mi sta chiamando. Blatero, sei tu? Chiami proprio il momento giusto. Sì. Ti ricordi quell'affare di cui avevamo parlato? Beh, diciamo che sta cominciando a prendere forma. Al momento mi trovo su un'isola che abbiamo deciso di chiamare Konoha. Sì, la fauna locale è abbondante, come previsto, proprio come ti avevo anticipato. Il numero preciso di esemplari? Non saprei, aspetta che controllo. Vediamo, al momento ne ho 5. Cosa? Dici sul serio? Sì, molto interessante. Oh, ma adesso devi scusarmi, sono con un cliente in questo momento. Questo Nook non me la racconta giusto. Mi dispiace averti fatto aspettare, era il mio amico Blatero. Blatero, quello che lavora come curatore del museo. Non ci crederai, ma verrà presto qui sull'isola per aiutarci a identificare e proteggere la fauna locale. Ah, il tuo aiuto mi farebbe molto comodo, Kalien. Cos'è? Cos'è? Visto che hai esplorato già così tanto l'isola, potresti trovare un posto per Blatero? Ci serve uno spazio bello grande per costruire un museo di dimensioni adeguate, tienilo a mente. È così emozionante, sta andando tutto per il verso giusto. Bene. Ok, e quindi se io ti dovessi dare un altro... Ah, ho finito nel darti le cose. Posso vendere le platesse? Vediamo. Vorrei vendere, anche perché ho delle altre cose da vendere, tipo... vuoi vedere quanto vendo una spigola? Aspetta, posso selezionare più roba. Grande. Ok. Ecco a cosa serviva. Quanti articoli interessanti, dammi solo un minuto, devo fare due conti veloci. Finito. Posso comprare tutto per 2300 stelline. È un prezzo davvero amico, che ne dici? 2300 stelline. Molto bene. Quindi, visto che non troviamo, scusate, no, ma ragazzi, cioè, allora, cosa c'è in vendita? Visto e considerato che non troviamo le pietre in giro per l'isola, io, scusatemi, ma mi vado a comprare un'ascia fragile con 800 stelline. Dopodiché mi vado a prendere anche la canna da pesca nuova, visto e considerato che mi si è rotta. Quindi posso vendere anche gli insetti e i pesci. Io sono sicura che fra poco mi si romperà anche il retino, ma l'ho usato di meno comunque. E l'annaffiatoio... Sapete che vi dico? Ma spendiamo questi soldi, va, così sblocchiamo altre miglia di Nook. Sì, mi interessa qualcos'altro. Vorrei prendere il germoglio di cedro. Uno. Poi mi prendo anche anemone arancione, giacinto bianco. Che cosa mi ha dato? Viola rossa. Mi prendo un po' di questa roba qui. Uno. Poi mi prendo, sì. No. Ho cambiato idea. Il giacinto bianco. Uno va benissimo. E l'altro. Oh, ma quanto mi manca per spendere 5.000 stelline, scusate.
Una. Ok. Proviamo a vedere. Allora, questo l'ho preso. L'annaffiatoio non mi ricordo se l'ho preso. Schema della fionda. Schema dell'ascia fragile. Fai da te per principianti. Dovrei aver preso tutto. Infatti, ho sbloccato anche le miglia di Nook. Ho preso l'anemone arancione, la viola rossa e il giacinto bianco. Questa qui è la tenda per Blathero e mi serve uno spazio molto ampio per poterla piazzare. Ma prima di poterla piazzare, vorrei utilizzare ovviamente l'ascia fragile. Questo per quale motivo? Perché almeno così recupero legna al posto di far sparire gli alberi, almeno a logica mi viene da pensare questo. Allora, riceviamo intanto queste miglia di Nook. Molto bene, e siamo a 3550. Ora, io non mi ricordo se abbiamo preso le 50 miglia gratuite prima della mezzanotte, ma penso di sì. Stellomat. Vorrei depositare 500 stelline. Ok. Giusto per avere lì. Grazie per aver usufruito. Scegli una tra le seguenti opzioni. Catalogo Nook. Bidone dei rifiuti. Sono le stesse cose dell'altra volta. Hola. Vecchi dolcetti. Ok, sono praticamente le stesse cose dell'altra volta, quindi no. In teoria, uscendo dal terminale non dovrebbe darci anche le 50 miglia? Eh sì. Forse. No. Come non detto. Miglia di Nook? No. Mi sa che l'abbiamo fatto dopo la mezzanotte quello. Vabbè, non importa. Allora. Abbiamo l'accetta. Dobbiamo creare dello spazio. Madonna, se becco di nuovo il ragno. Dobbiamo creare dello spazio per la tenda di Blathero. Ma molto probabilmente lo faremo direttamente nel prossimo episodio. Quindi io continuerò a registrare perché mi sto veramente divertendo. Nel prossimo episodio annaffieremo queste cose, continueremo a piantarne delle altre. Magari queste tre nuove le mettiamo appunto qua da questo lato della cascata. Qui, dove dicevo all'inizio. E vediamo dove mettere la tenda di Blathero. Così, se ci verrà a trovare, magari nel prossimo episodio vedremo all'opera il museo. Quindi, per il momento è tutto. Io continuerò e ci vediamo al prossimo video. Wow, che piroetta!